Spiaggia Superabile è nata nel febbraio del 2018 e insieme ad altri 5 ragazzi della penisola sorrentina stiamo tentando di portare l'accessibilità sulle spiagge della nostra costiera. Abbiamo inizialmente chiesto che ogni comune avesse almeno una spiaggia o un lido accessibile e oggi almeno un lido per ogni comune della penisola sorrentina è accessibile alla disabilità motoria. La scelta è di responsabilità perché nei confronti di chi ha difficoltà è un sacrosanto diritto quello di poter rendere il mare accessibile a tutti. E può essere, e mi rivolgo anche ai gestori di altri lidi e stabilimenti balneari, può essere anche una scelta dal punto di vista economico, nel senso di attrarre clientela che ad oggi ha una forte richiesta su tutto il mercato nazionale. Parlare dell'importanza di una struttura accessibile a tutti è veramente difficile per certi versi, perché non solo dà la possibilità a tutti, ma è anche oggetto di inclusione, senza contare il non negare il mare, una vacanza a chiunque abbia problemi fisici e di salute. È veramente un qualcosa che non si può descrivere, bisogna viverlo. Abbiamo fatto una scelta di competitività sui servizi e abbiamo inserito nei bandi di affidamento delle spiagge delle condizioni che gli affidatari devono rispettare, e quindi tra queste condizioni ci sono appunto quello di dotarsi di tutti gli strumenti per rendere accessibili i lidi, e quindi bagno per disabili, sedia job, passerelle per accedere alla battigia e quant'altro necessario appunto per eliminare ogni tipo di barriera che possa essere da ostacolo alle persone con disabilità. Beh, la sfida sul turismo è una sfida che sicuramente può essere vinta, ma può essere vinta puntando sulla qualità dei servizi. Non è soltanto un problema di carattere economico, ma è soprattutto un problema di carattere sociale, direi culturale, del nostro paese. Ecco perché è importante, a mio giudizio, che la Regione Campania in questo senso diventi pilota nella strutturazione di un albo regionale che individui tutte le strutture turistico ricettive che abbiano i requisiti dell'accessibilità. Abbiamo una normativa a livello nazionale che è la legge 104 del 92, ma che molto spesso nella sua applicazione pratica rimane incompiuta. Penso non soltanto alle persone con disabilità, ma anche agli anziani, alle famiglie con bambini molto piccoli. Questa è una sfida importante che la nostra regione potrebbe vincere non soltanto sul versante dell'inclusione sociale, ma anche e soprattutto su quello della competitività.